Dottor Mazzilli, il progetto Prime Terre, che declina la relazione tra un'azienda leader nel settore semole e farine con le declinazioni regionali del Made in Italy in un settore fondamentale, cruciale, nevralgico come quello dell'elemento più antico del mondo, il grano. Quale prospettiva dà all'identità di un prodotto Made in Italy? Sì, il progetto Prime Terre ha avuto e ha l'ambizione di mettere su delle filiere regionali di grani che siano idonei alla realizzazione del prodotto finale. Quindi noi stiamo andando nei vari territori alla ricerca di varietà che hanno determinate caratteristiche proprio per dare un grano di qualità all'industria di seconda trasformazione per realizzare appunto un prodotto finito idoneo, così come era utilizzato per fare con i grani comunitari. Quindi il nostro mission non è solo quella di riscoprire i grani dei vari territori, ma andare alla ricerca di una selezione di grani di alta qualità. E che questo progetto in qualche maniera nasce in Puglia, che è la terra del tavoliere, è una sorta di valore aggiunto anche a una garanzia di prospettiva. Ma sicuramente, noi siamo partiti in realtà dalla Sicilia, dai territori che hanno una vocazione per il grano, per il grano duro, la Sicilia, e così anche la Puglia per il grano duro. Quindi abbiamo scelto dei territori che ben si prestavano appunto ad avere poi una farina e una semola di alta qualità. Quindi questo sicuramente è un elemento distintivo, perché oggi nell'ambito di una proposta, un'offerta di prodotti, un'azienda deve cercare di essere sempre di più distintiva e differenziante rispetto ai propri competitor al mercato. Buon lavoro. Grazie. Grazie.